Parliamo di una signora che si ricovera presso il nostro reparto per una sindrome coronarica acuta, in realtà, secondaria a grave anemizzazione, di 83 anni, insufficienza renale cronica, dislipidemia e diversi episodi emorragici per angiodisplasia, una condizione che frequentemente troviamo tra i pazienti che necessitano di chiusura dell'auricola. La signora viene studiata, facciamo la coronarografia, stenosi di iva media distale, decidiamo di non trattarla, di non trattare le coronarie, riequilibriamo il quadro clinico, aspettiamo la negativizzazione della troponina, riequilibriamo la paziente dal punto di vista del compenso e poi decidiamo invece di optare come trattamento unico diciamo, di utilizzare la chiusura dell'auricola come unico provvedimento. Per cui decidiamo di portare di fare un transesofageo alla signora per valutare l'auricola. Questo lo facciamo direttamente in sala di emodinamica, con l'intenzione di procedere eventualmente anche con la chiusura. Troviamo in atrio un trombo, nella porzione medio-distale, diciamo, dell'auricola. Ci fermiamo un attimo a riflettere, proviamo a fare un bolo di eparina, attendiamo un attimo e dopo circa una mezz'oretta troviamo l'auricola assolutamente libera, per cui decidiamo di procedere con il cateterismo. Ci portiamo davanti al setto con il catetere e l'ago e notiamo una enorme difficoltà, diciamo, all'attraversamento. Il setto è molto spesso. Proviamo più e più volte, non riusciamo e memori di precedenti esperienze con rimbalzi del catetere, pericolosi rimbalzi del catetere, decidiamo di adottare un'altra tecnica utilizzando la porzione posteriore di una guida coronarica, riusciamo ad attraversare il setto con la guida. Facilitiamo il passaggio dell'ago, ma non riusciamo, a portare in avanti l'introduttore. Qui, dopo diversi tentativi, decidiamo di, girare, ovviamente di riportare su una guida coronarica in polmonare, portiamo su, un, pallone non compliante 420, lo gonfiamo a pressioni nominali e ovviamente il pallone anche diciamo, per effetto saponetta scivola nel versante sinistro, quindi lato sinistro. In quel momento cerchiamo di approfittarne dopo le dilatazioni per spingere dentro il catetere, non riusciamo. E allora proviamo a fare un'altra cosa che sì, ci viene in mente di fare in quel momento, è di gonfiare il pallone non soltanto attraverso il setto, ma anche all'interno della punta del catetere, giusto per provare a sfruttare quell'effetto saponetta che avevamo notato prima. E devo dire che in realtà, con una piccola spinta, siamo riusciti ad attraversare il setto interatriale. Portando l'introduttore. Qui siamo dall'altro lato, ci sono alcune immagini che è riuscito a catturare il collega radiografista. In tridimensionale col pallone si vede la guida, il pallone gonfio ed il catetere. E questo qui, finalmente, il nostro introduttore riesce ad attraversare il setto. Un setto che comunque continua ad opporre resistenza, vedete il tenting, questa situazione poi determinerà un po' di difficoltà all'atto dell'ingaggiare l'auricola. Comunque abbiamo attraversato il setto,
ci portiamo in auricola con un po' di difficoltà. Cominciamo ad avere la possibilità di fare qualche misurazione per scegliere la protesi. Abbiamo un ostio massimo 17 mm. Inizialmente riusciamo ad avere una profondità di 19, poi ottimizzando anche le immagini eco e riuscendo anche a piazzare un po' meglio il catetere dentro con l'aiuto del PIG, riusciamo ad avere una profondità di 20-21 stimata. Quindi all'atto della decisione eravamo pronti per un 20, poi abbiamo rivalutato tutto facendo cadere la nostra scelta su un 24 che montiamo sul catetere e al termine, diciamo, riusciamo anche a piazzarlo dopo questa piccola corsa ad ostacoli. Lo piazziamo bene in auricola, valutiamo i criteri, diciamo che i criteri di rilascio siano tutti pienamente soddisfatti. Anche noi lo eravamo alla fine della valutazione, abbiamo rilasciato la protesi, portando a casa il risultato. La signora era entrata in sala così per vedere questa auricola, poi alla fine abbiamo deciso di andare avanti. E il lavoro d'equipe è stato fondamentale, abbiamo discusso durante il caso lungamente e grazie a piccoli trucchetti, insomma, siamo riusciti a risolvere. Grazie.